Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, fratelli e sorelle nella fede, figli spirituali, tutto il popolo di Radio Domina, ci troviamo anche oggi in una chiesa domestica, ieri una chiesa domestica nel Lazio, oggi una chiesa domestica in Sardegna. Ringraziamo il Signore per questi cenacoli di preghiera, ringraziamo il Signore che ci manda, come ha mandato gli Apostoli, manda anche noi, perché possiamo essere, come dicevamo anche ieri e nei giorni passati, come la Chiesa delle origini, è quella Chiesa profetizzata anche per i nostri giorni, quella Chiesa che deve ripartire dalle sue origini, ripartire da capo, possiamo dire, per essere fedele a Cristo e non per essere una falsa Chiesa costruita dalle mani dell'uomo, costruita dagli uomini. E ci troviamo nel mese di giugno, il mese del Sacro Cuore di Gesù, e per un cattolico, ecco, ogni mese è il mese dell'orgoglio. Sappiamo che il mese di giugno è il mese dell'orgoglio gay, dei gay pride, ma per un cattolico, ecco, noi cattolici abbiamo motivo di orgoglio in ogni mese. Ogni mese c'è l'orgoglio cattolico, proprio perché ogni mese abbiamo motivi per lodare e ringraziare il Signore per tutte le festività e le solennità che compongono l'anno liturgico. Quindi nel mese di giugno per noi è il mese dell'orgoglio cattolico, perché è il mese del Sacro Cuore di Gesù, è il mese del Corpus Domini, quando cade di giugno, è il mese dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e così via. Potremmo trovare tanti tanti motivi di orgoglio cattolico. E allora mi volevo ricollegare un po' a quello che diceva anche Don Alessandro questa mattina nella diretta di Santi e Caffè, che quando posso seguo sempre volentieri e ci dà sempre tanta forza, tanta spinta per andare avanti. Parlava Don Alessandro questa mattina di questi fatti accaduti a Cremona, dove per l'ennesima volta in nome della difesa dei diritti civili sfilano queste processioni blasfeme, queste sfilate blasfeme che la Beata Caterina Emmerich e altri santi avevano intravisto per i nostri giorni come motivo dissacratorio delle cose sante di Dio. E quindi a Cremona è stata portata un'immagine blasfema della Madonna con tanto di dissacrazione pubblica. Il Vescovo di Cremona diceva una nostra ascoltatrice stamattina, una nostra sorella nella fede, il Vescovo di Cremona scriveva, questa nostra sorella ha miagolato davanti a questi eventi. I Vescovi che dovrebbero alzare la voce per far rispettare le cose sante di Dio, per far rispettare la religione santa di Dio, il cattolicesimo, soprattutto nel centro, nel cuore del cattolicesimo che è l'Italia, i Vescovi miagolano. I Vescovi sono paragonabili a quei cani muti di cui parla la scrittura, i cani che dovrebbero abbaiare quando arriva il pericolo, quando arrivano i ladri, dovrebbero alzare la voce, abbaiare, ma sono dei cani muti, dei cani muti imbrigliati nella falsa chiesa, imbrigliati in un linguaggio politically correct. Se leggiamo l'intervento del Vescovo di Cremona, vediamo che non è un linguaggio cattolico, si parla... si cerca il politically correct e quindi non si denuncia apertamente come peccato quello che è avvenuto e soprattutto non si fanno atti di riparazione. Queste blasfemie pubbliche andrebbero riparate con atti pubblici solenni per riparare l'offesa fatta al Signore, che più volte anche in rivelazioni private ci richiama a riparare, a coltivare la preghiera di riparazione. Pensiamo solamente alla Madonna di Fatima, nella pratica dei cinque sabati, i primi cinque sabati di mese, che la Madonna stessa ha insegnato. La Madonna chiede riparazione tra i cinque motivi, riparazione per le dissacrazioni pubbliche nelle sue immagini e per coloro che infondono nella gioventù il disprezzo verso la religione, che educano in modo al contrario. I giovani li educano al male e li disaffezionano a Dio, li portano lontani dal Signore. Quindi la Madonna stessa ha chiesto di fare riparazioni per questi motivi,
Ma i vescovi cosa fanno? Si preoccupano del dialogo, si preoccupano dicendo che questi eventi non interrompono il dialogo con tutti coloro che rivendicano i loro diritti sociali e quindi anche con le persone certamente LGBT e tutto e quant'altro ne segue. Ecco qual è l'assoluto della falsa chiesa: l'assoluto non è più Gesù Cristo, e quindi Gesù non è più al centro, non bisogna riparare ai peccati pubblici, all'immoralità pubblica, ma bisogna dialogare. Questo è il mantra, questo è l'assoluto della falsa chiesa, questa è la via di salvezza che percorre la falsa chiesa di Bergoglio, la via del dialogo e non la via di Gesù Cristo. Quindi non c'è più la legge di Dio, non c'è più il primato di Dio, non c'è più, possiamo dire, il diritto di Dio. Prima dei diritti civili, tra l'altro, c'è il diritto di Dio, il diritto della sua legge. Il diritto divino viene prima di ogni diritto civile che si può perseguire. E chi sono i colpevoli? Come è possibile che in nome di diritti civili, in nome di una società laicista, avvengano queste cose in Italia tutti gli anni, e anche addirittura davanti al santuario di Pompei è passata la sfilata LGBT con tanto di blasfemie davanti al santuario della Madonna di Pompei? E com'è possibile questo? Lo diceva anche Don Alessandro questa mattina, proprio perché ci sono coloro che vogliono una società anticristica, che finanziano queste cose e che lavorano per dissacrare la religione con la complicità della falsa chiesa e di questi vescovi che non sono più vescovi cattolici, non sono più vescovi secondo il cuore di Cristo e anzi sono quasi tutti massoni, lo sappiamo bene, che seguono il programma della massoneria e non il programma del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco, i vescovi dovrebbero urlare per difendere Gesù, per difendere la Madonna, per difendere la religione cattolica, ma questo è possibile solo se c'è l'amore per Gesù, l'amore per Maria. Se uno ama, difende la persona amata. Pensiamo solo a San Pietro, San Pietro che prende la spada, addirittura, certo, Gesù gli dice rimetti la spada nel fodero, ma Pietro amava il Signore, lo amava ancora in modo scomposto, in modo ancora irruente, lo amava, per dire che se siamo veramente innamorati di Gesù non possiamo permettere una società che tollera, che propaga la blasfemia pubblica e che insegna ai giovani questa via. Pensiamo solamente anche al Festival di Sanremo, ormai tutti gli anni al Festival di Sanremo interviene niente di meno che l'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Sono tre anni, mi sembra, che intervengono dicendo che in quegli spettacoli avvengono sacrileggi, avvengono blasfemie, viene insultato il nome di Cristo e il nome della Madonna e così via. E cosa fanno i vescovi? Certo, il vescovo di Sanremo ha replicato bene, ma sono repliche però che lasciano il tempo che trovano, che non sono accompagnate da atti di riparazione, che non convertono nessuno e che non richiamano soprattutto lo Stato a far rispettare la religione cattolica. E quindi non si può, in nome di una libertà, fare quello che si vuole. Mentre contro i cattolici si può fare di tutto, i cattolici non possono invece predicare la Bibbia, non possono predicare la dottrina cristiana. I cattolici che seguono la loro religione, la Bibbia, la parola di Dio, il magistero del Papa, quello autentico, che seguono la sana dottrina cattolica, vengono perseguitati, mentre gli altri possono fare e dire tutto quello che vogliono contro il cattolicesimo stesso, proprio perché il cattolicesimo è l'unica religione vera, è la religione che Satana ha da sempre cercato di distruggere e che vuole distruggere, soprattutto in questi ultimi tempi, dove lui sta prendendo sempre di più forza, grazie soprattutto alla mancanza della fede, la mancanza della fede che crea l'apostasia a partire dai vertici della falsa chiesa. E allora dicevo, i vescovi dovrebbero invece essere quei buon pastori di cui parla il Vangelo. Il buon pastore conosce le sue pecore, il buon pastore dà la vita per le pecore, il buon pastore si espone contro i lupi per difendere le sue pecore, ma questi vescovi
non fanno il loro compito e soprattutto molti sono messi lì dalla massoneria e quindi non sono neanche cattolici, hanno un programma da perseguire che è il programma della massoneria, che ha come obiettivo quello di appiattire la Chiesa cattolica, di ridurla a una organizzazione umanitaria, a una multinazionale, possiamo dire umanitaria, a un'organizzazione tipo ONG, quelle cose là, per appiattire il cattolicesimo e così sfaldarlo, così dissolverlo e renderlo una religione come tutte le altre. Ecco, il buon pastore, dice il Signore, dà la vita per le pecore e le pecore conoscono la sua voce. Ecco perché noi quando sentiamo parlare Benedetto riconosciamo nel nostro orecchio la parola del Signore, riconosciamo la voce di Gesù, la voce del buon pastore. Quando sentiamo parlare Bergoglio non riconosciamo la voce del buon pastore, non riconosciamo la voce di Gesù, ma anzi riconosciamo molte volte purtroppo la voce di Satana, quella voce che appunto si presenta come benefattrice dell'umanità, si presenta come misericordiosa, più misericordiosa di Gesù, ma che invece nasconde l'inganno, nasconde le trappole e soprattutto insegna cose nuove, dottrine nuove, insegna l'errore, insegna le anime ad andare fuori pista, ad andare fuori strada. E allora ecco, ringraziamo il Signore che abbiamo capito, che abbiamo capito come stanno le cose e questa è per noi una grande grazia, una grande grazia esserci schierati dalla parte giusta, è una grande grazia riconoscere ancora oggi dove sta la voce di Dio, la voce di Gesù, la voce del buon pastore, la voce del Signore. Per noi ecco una grande grazia poter stare, essere nella verità e quindi uniti al nostro Papa Benedetto XVI. È una grande grazia restare nel recinto di Pietro, nell'ovile di Pietro e non disperderci invece in tante situazioni che ci portano lontano da Dio, che ci portano invece alla rovina. E allora ci chiediamo, ecco, come sia possibile che tanti sacerdoti ancora celebrano la messa in unione con Papa Francesco, dopo che vediamo tutti questi fatti che accadono nella falsa chiesa, dopo che vediamo l'apostasia dilagante, dopo che vediamo ogni giorno delle notizie che ci confermano che siamo noi sulla strada giusta, com'è possibile che tanti sacerdoti ancora si presentano all'altare a celebrare una cum Papa Francesco? Ma di quale unità si parla? Una cum, in unione con il nostro Papa Francesco, di quale unione parlano? Non si sa, l'unione con il Papa è un fatto reale, non è un modo di dire, è un fatto reale, un fatto sostanziale, o lo siamo veramente o non lo siamo, non possiamo dire a parole una cosa e in realtà e nel cuore averne un'altra. E allora noi abbiamo avuto il coraggio della verità, il coraggio della scelta, il coraggio della fede, ma tanti nostri fratelli, iniziando dai sacerdoti, vivono nell'ambiguità e quindi sanno bene come stanno le cose, sanno che il Papa non è Benedetto, eppure ingannano, che il Papa non è Francesco, eppure ingannano, ingannano i fedeli con la loro ambiguità, con il loro stare un po' di qua e stare un po' di là, con non dire fino in fondo come stanno le cose. E questi sacerdoti hanno una grande responsabilità sulle anime, soprattutto perché sono ingannati loro stessi e ingannano le anime che sono a loro affidate. Pensiamo anche a quanti sacerdoti parlavano bene, dicevano le cose come stanno, con voci, con toni accesi, ma poi si sono spenti, piano piano, restando nell'ambiguità, restando appunto nei calcoli umani, nelle alleanze umane, nel modo di vedere umano e non fidandosi completamente di Dio, non rompendo i legami di menzogna, sono rimasti più deboli, si sono indeboliti, sono rimasti accecati, sono rimasti offuscati e non hanno il coraggio di dire invece apertamente come stanno i fatti.
E allora dicevo, noi ringraziamo il Signore che abbiamo avuto questo coraggio, è il coraggio della verità, il coraggio delle sporci, è il coraggio della testimonianza, il coraggio dell'amore, perché dicevo prima che ci si espone solamente se si ama la persona amata. E allora benvenga se ci vengono tutti addosso, benvenga se ci prendono per pazzi, benvenga se ci screditano, benvenga se siamo perseguitati, e questo anzi ci conferma che siamo nella verità. Queste sono tutte prove ulteriori che non ci stiamo sbagliando, ma che stiamo camminando nella via vera, nella via della verità. Benvenga. E tutti i giorni sento sempre tante testimonianze, poi girando l'Italia ancora di più, tante testimonianze di fratelli e sorelle che vivono la situazione della solitudine. Mi sento solo in famiglia, nell'ambiente in cui vivo, mi vengono tutti addosso, iniziando dai familiari, dai vicini di casa, da coloro che frequento sul lavoro e così via, mi vengono tutti addosso. Io dico sempre, non sentitevi soli, siamo tutti nella stessa barca e siamo in tanti sparsi qua e là, ma siamo in tanti che viviamo la stessa situazione. E quindi abbiamo bisogno di non sentirci soli, abbiamo bisogno di sentirci uniti nella fede, abbiamo bisogno di capire che il Signore ci ha messo in quel contesto di vita per essere seme, per essere testimonianza, per essere una luce che può portare frutto nel tempo, può portare frutto, ma appunto nel tempo e nel modo che solo Dio sa, nel tempo e nel modo che spetta solo a Dio. E allora non scoraggiamoci davanti alle difficoltà, non scoraggiamoci davanti alle prove, non scoraggiamoci, ma anzi dobbiamo essere sempre più forti, sempre più decisi nella nostra testimonianza, perché sappiamo che dove c'è la verità, dove c'è la testimonianza per il Signore, c'è la benedizione di Dio, c'è la forza di Dio, c'è la grazia di Dio. E allora ecco, il Signore ci chiede questo, ognuno di essere un seme che morendo, cioè morendo, dando la propria vita, dando la propria testimonianza, possa portare frutto, e frutto in abbondanza, e frutti di grazia per aiutare il Signore a salvare le anime, per aiutare tanti nostri fratelli che ancora non capiscono come stanno i fatti e ancora stanno magari con due piedi in una scarpa, oppure sono addirittura disinteressati a tutto quello che sta avvenendo e non si pongono neanche una domanda per riflettere. E allora dicevo all'inizio, questo per noi è il mese del Sacro Cuore di Gesù, siamo nell'ottava dello Spirito Santo, della Pentecoste, e allora chiediamo al Signore di rinvigorire la nostra fede, di aumentare la nostra fede per le sfide che ci attendono. Coltiviamo in modo particolare la devozione al Sacro Cuore di Gesù, esponiamo l'immagine, perché Gesù ce lo chiede, l'immagine che Santa Margherita Maria Alacoque ha diffuso, ma anche altre immagini sempre cattoliche, che non siano immagini compromesse con segni massonici, perché girano anche queste. Esponiamo le immagini del Sacro Cuore di Gesù e insegniamo questa pratica, questa devozione anche agli altri, aiutiamo altre persone a esporre l'immagine del Sacro Cuore di Gesù nelle famiglie, perché è Gesù che lo vuole. Diventiamo apostoli del Sacro Cuore di Gesù, perché Gesù ha detto che chi diventa apostolo del suo Sacratissimo Cuore sarà molto gradito a lui e otterrà tante grazie e tante benedizioni per se stesso e per tutti i suoi cari, per tutte le anime per cui prega, e anche continuiamo a invocare con forza l'azione dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che appunto ci manda ad essere testimoni, ci dà la forza dall'alto per essere testimoni di Cristo, testimoni della verità. E man mano che le sfide diventano sempre più grandi, ecco che lo Spirito Santo ci rinvigorisce sempre di più, ci spinge sempre di più, al posto che darci la spinta ad andare a nasconderci, invece ci dà la spinta sempre più grande per esporci
e per testimoniare la nostra fede, per testimoniare quello che Cristo ha fatto in noi, per rendere ragione della speranza che è dentro di noi, quella speranza che è la vita eterna, quella vita eterna che il Signore ci ha promesso, ma che già da ora possiamo sperimentare se siamo uniti a Lui e se siamo nella grazia di Dio. Ecco che allora nulla ci può spaventare e nulla ci può fermare. Dice anche San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non la prigione, non le catene, non i nemici, non le intemperie, non tutto il mondo che ci viene addosso. Nessuno, niente, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo, se l'amore di Cristo vive dentro di noi. E allora forza e coraggio, carissimi fratelli, amici, camminiamo uniti nella fede giorno per giorno, sempre aperti anche all'azione dello Spirito Santo, e facciamoci condurre dallo Spirito di Dio, che per noi ha sempre in riservo tante sorprese, tante grazie. Lo Spirito di Dio ci sorprende, ci stupisce sempre di più. Dovremmo già essere estinti, è come piccolo resto se lo Spirito di Dio non fosse con noi. E così anche per i primi cristiani e per tutta la Chiesa perseguitata nel corso dei secoli, ma dove c'è lo Spirito Santo, ecco che avviene una legge contraria. In mezzo alle persecuzioni, in mezzo anche ai martiri, i cristiani aumentano di numero e aumentano di forza, e soprattutto attirano altre persone, altre anime alla verità, a entrare. E allora, dicevo, lo Spirito Santo ci spinge, la carità di Cristo ci spinge, dice San Paolo, se siamo mossi dalla carità di Cristo abbiamo sempre la spinta, quella spinta che, dicevo, non ci porta a mettere la testa sottoterra, ma ci porta a dire a tutto il mondo la verità: Cristo Gesù è il Signore, Cristo Gesù è l'unico Salvatore, e il Papa è Benedetto XVI. E allora noi ci stiamo giocando la nostra vita, stiamo dando la nostra vita perché emerga la verità, ma abbiamo la certezza, come diceva Sant'Agostino, che la verità è come un leone, la verità si difende da se stessa, e la verità prima o poi esce, prima o poi si manifesta. Possono passare mesi, anni, decenni, ma la verità nessuno potrà seppellirla. E allora invochiamo anche la Vergine Maria, alla quale ci siamo consacrati e alla quale vogliamo tutti i giorni affidare il nostro cuore, le nostre vite, e vogliamo rinnovare tutti i giorni la consacrazione alla Vergine Maria, perché lei è la nostra ancora di salvezza, e anche vogliamo offrire oggi nella Messa e tutti insieme una preghiera di riparazione, in particolare per questi atti blasfemi, non solo quelli di ieri, di questi giorni, ma quelli che avvengono tutti i giorni in mezzo al silenzio, di una falsa Chiesa che non ama più Gesù Cristo, che non difende più Gesù Cristo, che non difende più la Vergine Maria, ma che, come dicevo, ha tutti altri interessi, tutti altri programmi, tutti altri ideali da perseguire. Ecco, noi non ci scoraggiamo e offriamo la nostra preghiera di riparazione, facciamo quello che il Signore ci chiede, quello che il cielo ci chiede, e poi tutto il resto certamente lo affidiamo nelle mani del Signore. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.